quello che noi vediamo oggi della statua di Latona è il frutto di diversi interventi di restauro che si sono succeduti nel tempo. Immaginate che al momento del ritrovamento la statua era in frammenti, molti frammenti, quindi già all'epoca è stata avviata una delicatissima operazione di ricomposizione della statua, delle forme, della veste, della figura femminile e anche la ricostruzione delle parti mancanti, una ricostruzione che segue sì, diciamo, i panneggi delle veste, ma che oggi, così come la vediamo, è anatomicamente non molto corretta, soprattutto nella parte che va dalle spalle al mento. Infatti vediamo come i tratti gentili della donna adesso sono un po' offuscati da questa mascella che è un po' più pronunciata del dovuto, un collo che è molto sottile, forse anche troppo lungo rispetto alle proporzioni dell'intera statua, e i capelli che dovrebbero accompagnare meglio il collo e le spalle invece sono leggermente accennati. Quindi quello che noi vediamo oggi, insomma, è frutto di restauri che ormai sono storicizzati. Sulle superfici è stata riscontrata la presenza di polvere, di particolato atmosferico che inevitabilmente si è depositato sulle superfici. Quindi un primo momento ci sarà, diciamo, la pulitura di tutte le superfici, per poi diciamo, andare a una rimodellazione vera e propria della parte del collo di Latona, per arrivare anche alla reintegrazione cromatica, quindi accompagnare meglio la cromia originale dell'opera e migliorarne la lettura.